Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale è stato approvato il bilancio preventivo 2022 di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Il voto è stato a maggioranza, con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. L'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali. Il valore del bilancio ammonta a 3.276.000 euro, con l'entrata principale costituita dal contributo istituzionale da parte di Regione Toscana di 2.750.000 euro, a cui si accompagnano le risorse da fondi europei, nazionali e regionali per complessivi 440.000 euro e al compenso per attività svolte presso terzi per 86.000 euro. Approvato sempre a maggioranza un ordine del giorno per assumere e valorizzare i ricercatori. Il Consiglio regionale a maggioranza ha espresso apprezzamento per il bilancio preventivo di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Ha espresso apprezzamento non soltanto alle previsioni del bilancio, ma anche al programma di attività annuale pluriennale che è un allegato al bilancio stesso. IRPET è un ente estremamente prezioso sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, in quanto svolge un'attività di ricerca, un'attività di consulenza per la regione che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla Regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dai fondi nazionali e soprattutto dai fondi europei. Sul fronte dei costi, IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza, oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche dati sulle quali vengono costruiti poi i modelli elaborati da IRPET. Apprezzamento da parte della maggioranza del Consiglio regionale la consapevolezza di quanto finora è stato svolto da IRPET e quanto ancora sarà preziosa la collaborazione di IRPET negli anni a venire, soprattutto negli anni critici che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando del post pandemia. Noi abbiamo votato contro anche e soprattutto perché ci sono diverse zone d'ombra per quanto riguarda IRPET, ma soprattutto direi la Giunta regionale. Si è approvato il bilancio di previsione 2022, ma non quello pluriennale 2023-2024, perché di fatto manca il parere del Collegio dei Revisori. Quello che noi notiamo è che proprio vi è un vizio di legittimità a riguardo, proprio perché, come dicono i sindaci revisori, manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della Giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato l'atto riguardante IRPET, ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal Collegio dei Revisori ma anche dalla direzione tecnica. Per quanto riguarda IRPET è un bilancio che è strutturato su voci certe, sia di entrata, anche se si riduce il contributo regionale di circa 100.000 euro, sia per quanto riguarda le uscite il costo principale rimane è quello per il personale. Anche però per quanto riguarda il personale devo ricordare come vi siano dei limiti normativi per l'assunzione del personale stesso, perché per questo motivo si continua a ricorrere allo strumento delle consulenze esterne, quando invece per noi abbiamo la necessità come Regione Toscana di dare agli istituti e tra questi IRPET, che potrebbe essere particolarmente prezioso, gli strumenti, le risorse, il personale. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno che era collegato a questo atto, che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca.
IRPET, proprio perché la sua denominazione, diciamo, a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società, ma anche di istituti, un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è: rilanciamo questo istituto oppure, come dire, ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante, purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo, che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Ecco, se riusciamo a fare sistema, a organizzare l'insieme di tutto ciò che è strumentale a fare una programmazione efficace, noi su questo, ecco, non possiamo che essere favorevoli. A noi, quando ci è stato presentato il bilancio di IRPET, con grandi perplessità siamo andati in aula, abbiamo analizzato in tutti i numeri di bilancio e abbiamo dato un voto contrario per due motivi molto semplici. Il primo è perché IRPET ancora oggi fa la fotografia di quello che succede. Guardate, la fotografia di quello che succede, di quello che sta succedendo, non c'è bisogno che ce la faccia IRPET. Basta andare a giro, basta ascoltare i cittadini, basta andare a comprare il pane e capire che oggi il pane costa 4,10 euro, il latte costa 1,15 euro, fare la benzina costa più di 2 euro, che una semplice cofanettino di fragole costa 5 euro. Basta andare a giro e parlare con le persone per capire che la bolletta della luce costa il doppio rispetto a 3 mesi fa e che la bolletta del gas addirittura nelle aziende è triplicata. Basta andare a giro e parlare con le persone, non importa la fotografia di IRPET e non importa mettere 2 milioni e 780 mila euro della Regione Toscana per sapere questo. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più. La fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni, noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia, quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo ad IRPET, e lo chiediamo perché quell'istituto di programmazione per noi ha un valore fondamentale. IRPET è sicuramente uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per fotografare con esattezza e con dati numerici alla mano la situazione economica, sociale, ambientale della Regione Toscana, e ci dà in mano quei dati per poter agire dal punto di vista legislativo nel modo migliore. La qualità di ciò che ha prodotto nel corso degli anni è sempre stata eccellente. Il problema naturalmente è politico. Se quei dati, se quegli strumenti si utilizzano per una qualità normativa, ha senso continuare ad investire quelle risorse nel bilancio di IRPET. Altrimenti, siccome è avvenuto fino adesso, si tratta soltanto di strumenti che servono per lo studio, l'analisi, ma che poi non danno un effettivo riscontro sull'operato politico, tecnico e amministrativo, sono lettera morta. Quindi il nostro giudizio di astensione è legato al fatto dell'utilizzo di IRPET, di quello che si fa col suo lavoro e di altri strumenti, anche come penso la clausola valutativa, che è uno strumento eccellente per misurare il rendimento delle nostre leggi, ma che viene molto poco utilizzato dalla Regione Toscana, come se si volessero avere dei dati per corroborare ciò che si pensa ma non per dare giudizio a quel che si fa. Ma abbiamo votato a favore, un bilancio di una struttura importante della Regione Toscana che fa analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle dinamiche che aiutano la politica a decidere, un soggetto a servizio dei comuni, della regione, soprattutto in termini quantitativi, riesce a rilevare quelli che sono i movimenti. Abbiamo chiesto di non fare soltanto un'analisi statica di quelli che sono la rilevazione dei dati, ma magari anche di prospettarsi rispetto a logiche, diciamo, di previsioni andamentali di quelli che possono essere i flussi di cambiamento determinati da processi magari nazionali o internazionali, come avviene in questo momento. Quindi un soggetto che fornisce, mediante i propri ricercatori, un supporto importante al decisore politico. IRPET è un ente sicuramente utile per la Regione Toscana, è un ente utile, è un ente del quale anche da rappresentante di una forza politica di minoranza mi piacerebbe partecipare e votare in maniera propositiva e positiva sui bilanci e sulle linee guida. Purtroppo tutte le volte che arriviamo di fronte al bilancio, arriva il bilancio e ci lascia delle situazioni fumose, delle situazioni poco trasparenti che non ci permettono di votare. Quello previsionale di quest'anno, del 2022, arriva nonostante una relazione dei sindaci revisori che dicono chiaramente che sia stato fatto in ritardo, arriva senza la pianificazione per gli anni 2023 e 2024, arriva con dei contributi che
dei quali non viene spiegato niente. 20.000 euro di contributi a IRPET da soggetti terzi. Per capire di cosa si trattava abbiamo dovuto fare un accesso agli atti ed emerge che è un contributo di 20.000 euro che arriva da Ferrovie dello Stato, che non è proprio un soggetto terzo che non ha a che fare con le amministrazioni comunali, provinciali, regionali della Toscana. Approvata nell'ultima seduta dal Consiglio regionale della Toscana una nuova norma in favore della mobilità ciclistica che prevede più infrastrutture, sviluppo e condivisione. Sono stati 23 i voti a favore di questa norma e 14 i consiglieri astenuti. La Regione Toscana, a distanza di circa un decennio, aggiorna la normativa su questo tema, sia per adeguarla alla sopravvenuta normativa nazionale, sia per introdurre nuovi elementi finalizzati a promuovere tale disciplina in modo ottimale. Ad esempio, inserendo specifici obiettivi, favorendo lo sviluppo dei servizi di condivisione delle biciclette, il cosiddetto bike sharing, la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggiore interesse. Le nuove norme prevedono anche di favorire una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati, con particolare riferimento a quelli di interesse regionale. Ma innanzitutto sono orgoglioso che il Consiglio regionale l'abbia votato così velocemente, ringrazio la Presidente De Robertis, tutta la quarta commissione per il lavoro svolto. Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione. Noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a T la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente, e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato oggi. Logico che siamo a favore, però all'interno di questa modifica di questa legge abbiamo portato degli emendamenti, due dei quali sono stati accolti, quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive, visto che loro hanno approvato all'interno questo emendamento, e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica, perché ad oggi ad esempio gli amanti del ciclocross, della mountain bike, delle BMX, insomma, sono tutte persone che hanno l'esigenza anche, no, di sviluppare la loro attività. Ecco, noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire, non di attuarlo immediatamente, ma comunque di inserirlo in un contesto che ritenevamo opportuno, visto che ormai, visto che il ciclismo è la seconda fonte, no, a livello proprio numerico per quanto riguarda l'attività sportiva dopo il calcio, perciò ritenevamo fosse opportuno iniziare a pensare anche a dei percorsi adatti a questi appassionati, agli amanti anche del ciclismo. Come Fratelli d'Italia abbiamo apprezzato la proposta del Partito Democratico di integrare la normativa relativa alle piste ciclabili, più in generale alla mobilità sostenibile, con alcune osservazioni ci hanno portato poi all'astensione al momento del voto, in particolare l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica, un ulteriore piano che in qualche modo non semplifica ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere, anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile e soprattutto dei cosiddetti cicloplan, cioè dei piani che a livello locale dovranno essere realizzati per la mobilità ciclistica. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. Proposte sono state bocciate, pur prese in considerazione dalla maggioranza, dicendo che saranno oggetto di un approfondimento ulteriore. Infine abbiamo posto la questione sul mobility manager, che dovrebbe essere cioè quella figura che coordina gli interventi e che quindi lega insieme il piano regionale con i piani
organi locali e abbiamo proposto che sia naturalmente o il direttore della direzione sulla mobilità già assunto in Regione Toscana o comunque un funzionario o un dipendente, mentre in realtà la maggioranza ha voluto lasciare aperta la porta anche a possibili consulenze esterne, secondo noi in questo momento sarebbero da evitare. Regione Toscana, il Consiglio regionale.